Che palle. Dai, ci siamo. Che piacere vederti. È tutto intero. Altrettanto, amico. Mi dispiace dei tuoi guai. Non darti pena. Poco fa c'erano alcuni tuoi fratelli qui. Se avessi udito cosa dicevano, sono certo che li avresti uccisi all'istante. Non fa niente. Già, tu non sei mai stato portato per il credo, vero? È tutto. Scusa, talvolta mi lascio un po' andare. Quali affari ti conducono a Damasco? Un uomo di nome Tamir. Al-Mualim non gradisce il suo lavoro. Devo porvi fine. Dimmi dove trovarlo. Confido che tu abbia sorvegliato la zona per conoscere meglio il tuo nemico. Sì, questo è ciò che ho appreso. Tamir controlla il Souk al-Silah. Sta facendo fortuna con la vendita di armi e armature e molti lo sostengono in questa impresa. Fabbri, mercanti, finanziatori. È il più grosso mercante di morte di queste terre. Hai escogitato il modo per liberarci da quell'impiastro? Si terrà un'assemblea al Souk al-Silah per discutere di un'importante vendita. Dicono che sia il più grosso affare che Tamir abbia mai fatto. Sarà distratto dal lavoro. Colpirò allora. Il tuo piano sembra sensato. Ti do licenza di andare. Addirittura. Che? Un metro di Ikea? Non so. Non so cosa cazzo gli abbia dato. Puoi rimanere qui finché non sei pronto. Ormai sono pronto e voglio andare a uccidere tutti. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Ok, ha dormito. Allora, indagine completata. Ma fammi leggere, dammi il tempo, no? Non mi dà il fottuto tempo di leggere. Comunque, ok. Tamir va cercato sulla mappa per forza. È relativamente vicino, ma io, se non mi ci metto un bischerotto lì che me lo segna, comincio a perderci le fasi. Allora, tutta questa diatriba di Tamir eccetera eccetera è palese che si svolge nel distretto povero di Damasco. Sicuramente nel futuro vedremo anche altri distretti, perché qua ci sono aree inaccessibili della città, ma che sicuramente andremo a calpestare presto, ne sono sicuro. Ovviamente quando succederà vi dirò, ve l'avevo detto, perché devo farvi accorgere che avevo ragione. E quindi vi dirò che ve l'avevo detto a tempo debito. Allora, per fortuna le distanze non sono come Assassin's Creed 2, che tipo tu c'è una cosa segnata dall'altra parte della città e ti segna 20 metri. Qua le distanze mi sembrano un pochino più senza. Pensavo di essere morto. Non mi interessano i tuoi calcoli. I numeri non cambiano nulla. I tuoi uomini non sono riusciti a rispettare la consegna, perciò io ho deluso il mio cliente. Ma ci serve più tempo. Questa è la scusa dei pigri o degli incompetenti. Tu cosa sei? Nessuno dei due. I miei occhi dicono altrimenti. Ora, dimmi, che cosa intendi fare per risolvere il nostro problema? Quelle armi servono adesso. Non vedo soluzione. Gli uomini lavorano giorno e notte, ma il tuo cliente chiede troppo. E la destinazione è una strada difficile. Destinazione paradiso. Che fabbricassi armi con la stessa abilità con cui fabbrichi scuse. Ho fatto il possibile. Non è abbastanza. Allora forse chiedi troppo. Troppo? Ti ho dato tutto. Senza di me saresti ancora a incantare serpenti per qualche moneta. In cambio ho chiesto solo di rispettare l'ordinativo che ti ho dato. E dici che chiedo troppo? Addirittura, così violento. Calma, Tamir, non volevo insultarti. Allora ti conveniva tacere. No, fermo. Fermo? Ho appena cominciato. Fermati. Deve essere già morto a quest'ora. Sei venuto nel mio souk, davanti ai miei uomini, e hai usato insultare me. Certo che qua potrebbe intrufolarsi e ucciderlo. Minchia, ma neanche Giulio Cesare ha preso così tante coltellate. Lascialo lì. E sia di lezione a tutti voi. Pensateci due volte prima di dirmi che non si può fare. Ora tornate al lavoro. Mi prego, qualche...
affrontato avversari per più impegnativi di me. Io sono da cazzo duro così, eh. Ammazzalo. Ok, via, via. Tanto non c'hanno le pistole, mi devo rigenerare per forza. Ma altre armi che c'ho? Da merda. No vabbè, non posso usare la macelata, che poi avrei dovuto usare all'inizio, no? E non mi sono dimenticato palesemente di selezionarla. E poi mi sono dimenticato come si schivano i colpi. Questo è il problema. Sì, vabbè, è mateato una sciabordata così. Ok. Ce la faremo, non vi preoccupate, perché ci si farà. Non può scappare per sempre. Ok. Via uno. Questi sono dei 60 templari. No, 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 no. Via, 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 via. Via, via, scappa. Allora, mi devi spiegare perché mi selezioni automaticamente l'avversario. Mi devi spiegare perché. Devi spiegare perché me lo selezioni automaticamente. Qualche spicciolo. Chiedo solo. Adesso però posso far così. Avete qualche moneta? Ma dai, ma che cazzata era? Ma no, ma ragazzi, ma non ci voglio credere. Per questo tu e i tuoi simili. Sembra che siate voi il solo a pagare. Mi sono messo a fare la guerra per nulla. Profitto dalla sofferenza. Preso per un mercante. È che questo gioco, ora non voglio inventare scuse, ma è così vecchio che i comandi sono diversi. Ci sono diverse funzionalità. E tra l'altro, il controllo dell'Xbox One è incompatibile con questo gioco. Quindi mi sono cambiati tutti i comandi. Che palle. Cosa ben più nobile del mero profitto. Mamma mia. Ma bastava far così. Fratelli, credi che agisca da solo? Sono solo una pedina. Un ruolo da interpretare. Presto conoscerai gli altri e non gradiranno quello che hai fatto qui. Bene, sono ansioso di sbarazzarmi anche di loro. L'orgoglio ti distruggerà, ragazzo. Ah, la piuma gli ha dato. Sicuro che non ha la... Vediamo se riusciamo a non morire almeno durante la fuga. Cioè, almeno quello. Vi prego, almeno quello. Torna indietro. Che due coglioni però. Che due cazzo di coglioni. Ora mi auguro che tutta la gente che ho salvato mi aiuti almeno. Scotta, non t'appendere. Bastava far così. C'è la stronzata più stronzata della storia. Io non ci voglio credere. Cioè è vero che Assassin's Creed è stealth, quindi tutti gli assassini sono così, però che palle. No vabbè, assurdo, voglio morire. Voglio suicidarmi.
giunta voce della tua vittoria, Altair. Hai la mia gratitudine e la mia stima. Grazie. È un peccato che gli altri assassini continuino a portarti così poco rispetto. Beh, ci credo, hai combinato un casino da nulla. Non mi curo del giudizio altrui. Come vuoi, Altair, informa al Mualim della tua vittoria. Sono sicuro che avrà altro lavoro per te. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Beh, blocco di memoria 2, ragazzi, completato al massimo, ci ho fatto tutto. Fuori dalla macchina, signor Miles. Che succede, Doc? La signorina Stillman insiste ancora che la faccia riposare. Ok, ma io vorrei già iniziare il blocco di memoria 3, se possibile. Grazie. Posso entrare? Lucy? Che devo fare? Senti, ti va di dirmi chi gli ha ficcato una scopa nel culo? Abbiamo una scadenza, una settimana. Anzi, 6 giorni. Scadenza? Non posso parlarne. Dai, mettiti nei miei panni. Sono tenuto in ostaggio da un gruppo di scienziati, almeno credo che siate scienziati, e obbligato a passare tutto il giorno dentro una macchina del cavolo. Non volete dirmi che cosa cercate o perché lo volete, ma dovrei ringraziarvi se mi mantenete in vita. Che situazione di merda! Mi spiace, ma è così. Ha ragione. Vediamo. Magari darmi delle risposte? Non posso. Ed è meglio così. È più sicuro. Più sicuro per chi? Per entrambi. Beh, io vorrei solamente rientrare nell'Animus. Ah, non posso neanche cambiarmi. La puzzera è di merda. Ok, devo fare riposino, giustamente. Dottor Warren Vidic. Siamo, signor Miles, il tempo è tiranno. Dov'è Lucy? Ah, tranquillo, ci raggiungerà presto. Perché fate tutto questo, Doc? Che cosa sperate di ottenere? Ha acceso la televisione di recente. Ho letto il giornale. Lo vogliono uccidere. Allora, permetta che le faccia un riassunto. Il mondo è nel caos. È patetico, davvero. Se ne sarà accorto di persona. 1000 anni la separano dal suo antenato e la società è rimasta altrettanto barbarica. Altrettanto stupida. E voi cosa cercate? L'ordine, signor Miles. Il mondo ha bisogno di ordine. Guarda su Amazon. Vabbè, dopo questa mi ritiro. Che lei ci sta aiutando a ottenere. Si aspetta che io creda che stiate costruendo un domani migliore. È esattamente ciò che facciamo. La razza umana ha bisogno di una direzione. Vuole sapere perché è qui. Che cosa dovrebbe fare? Ebbene, noi glielo diremo. E quando avrà capito come vivere la propria vita, tutto sarà migliore. Migliore come? La fine di tutti i conflitti, grandi e piccoli. Non è ciò per cui vi adoperate voi assassini? La pace in ogni cosa? Gliel'ho detto, non sono un assassino. Certo, certo. Ancora non capisco cosa c'entro io.
Col tempo, signor Miles, col tempo capirà. Oppure no, a me non importa. Chi entra? Lucy. Ci mostri dov'è. Dov'è che cosa? Sto cazzo! Sì, andiamo. Va bene, dai. Fammi entrare sta roba. Dai. Oh. Continuiamo. Blocco di memoria 3, ragazzi. Se dovessi causare disordini, è meglio che ti allontani. Per non... È quello che avevo provato a fare prima, no? Ma evidentemente non ti sto simpatico abbastanza. Hai agito bene, Altair. E confido che questo sarà solo il primo di molti successi. Damir ha detto di conoscervi bene e che il mio lavoro ha un significato più ampio. Il significato... Perché anche tu sei un templare di merda. Ops, vi ho spoilerato tutta la storia. Dalle conseguenze che genera. Allora c'è altro che dovrei sapere. Altair, il tuo peggiore fallimento è nato dal sapere troppo. Se scelgo di celarti delle informazioni... È solo per garantire che tu non compia lo stesso errore una seconda volta. Questo ha senso, però. No, non capisci. E continuerà così finché non avrai appreso la lezione. Tuttavia, hai agito con competenza. Pertanto ti restituisco un rango e un pezzo del tuo equipaggiamento. Ora va, ad Acri o a Gerusalemme. In entrambe le città ci sono uomini che richiedono le tue attenzioni. I capisede ti diranno altro su ciò che deve essere fatto. Ok. Pugnale. Arma corta. Acre e Gerusalemme.